Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Platino Luminescente. Nello scorso video sono successe un po' di cose, ho combattuto contro Omar, ho parlato diverse volte con Camilla perché mi ha aiutato ad andare avanti nella storia. Bisogna arrivare a Memordi per consegnare alla nonna di Camilla l'Old Charm. È l'apostrofo Old Charm perché non ricordo come si chiama in italiano, ma c'è anche un incontro importante a Memordi e poi bisognerà anche affrontare niente meno che la sesta palestra. Ma siamo a Memordi, però arriva Lucinda. Che c'è Lucinda? Vuole curarmi perché vuole lottare? Dai, dai. Ok. È stato un massacro. Meglio non parlarne. Sì, vabbè. Mi fai andare. Ecco, brava. Vai, grazie. Oh, Memordi. A questo punto bisogna cercare la casa della nonna di... Come non detto, è lei, è lei. Ci sono degli uomini che sembrano vestiti con le tute spaziali. Ciao, bello, che mi dici? Questa città è insignificante, non c'è niente di speciale qui. Che abbia valore, inteso in denaro. Sì, voglio avere a che fare con te e il tuo team Galassia, che però non è tuo. Quindi devo combattere te prima. Forse... No, qui non si combatte Cyrus. Cyrus si combatte... direttamente nell'ufficio del Team Galassia, no? No! No? No! Embargo proprio nel momento in cui lui fa Sucker Punch. Che strano. Incredibile. Non devi rompere i coglioni. Dai, bello, fuori che c'ho da fare, su. Ecco, bravo. Allora, signorina... Dai, signora, mi racconta la leggenda dei Pokémon dei laghi? Sì, sono Pokémon considerati molto potenti, tengono in equilibrio tutto il potere che esiste e... Oh! Chi è? È lui! Combattenti! Cerco il potere per creare un mondo ideale. Il mondo di oggi non può cambiare perché i tre Pokémon lo tengono in equilibrio. Il mio primo passo sarà distruggere questa illustrazione che hai protetto per tutti questi anni. Una nuova leggenda prenderà il suo posto. Ah, ok, quindi no, si combatte ora. Vi ricordo che questo ragazzo, perché è un ragazzo, ha 27 anni. Già, 27. E pare che ne abbia 47. Insomma, diciamo che essere il leader di un culto ha i suoi svantaggi sull'età. Allora, Cyrus è molto forte, però è finché... Oh, riprende Crobat. Per quale ragione riprende... Mandy Hodgeball. Vuoi farmi del Malox puro allora? Ah, pensavo Sucker Punch, invece no. Pugni calci, pugni calci. Pugni calci, pugni calci. E... Ma vaffanculo. Ora ho due Dragodanza con Feraligator, quindi dovrei essere piuttosto fortarello, proprio poco poco. Ah certo. Ha andato anche Weavile. Allora, lotta... difficile. Difficile, sì, mi ha praticamente distrutto il team. Vabbè, senti, Tato, va bene, tu vai in cima a Monte Corona, poi ti raggiungo. Adesso bisogna andare a Canalipoli, il metodo più veloce è andare a Giubilopoli, prendere percorso con Surf e siamo arrivati. No, ma come mi ha visto? Ma non mi può aver visto, tutto storto stavo, come hai fatto a vedermi? E con questo... Non mi fa passare. Vai a Renegade Park. Ma perché devo andare? Perché devo andare a Renegade Park? Perché se mi hai fatto venire qui? Mi tocca fare una strada totalmente diversa ora. Perché? Almeno fammi mettere piede dentro a città, no? Quindi, che bisogna fare al Renegade Park? Un posto per i nuovi inizi. Professor Oak. Ah, ok. Darak e Lady Catalina. Più che altro ho accettato perché il gioco mi dice vai al parco Renegade, ci sono stato, non mi dice di andare avanti, quindi dovrò lottare sti due, che ne so. Sto tizio però devo ammettere che è forte, ha dei bei Pokémon.
Quindi mi dà un po' di tè, lo dà a Kathleen e poi lo dà anche a me e io lo devo portare alla guardia assetata. Ma era necessario fare tutta quanta sta manfrina. Allora, possiamo andare a fare la palestra? No, c'è Barry. Madonna santa, ragazzi. Un'altra inutile lotta contro Barry vinta. E allora, io vado a sfidare la palestra. Po si può sfidare? Vai ad allenarti sull'isola Ferrosa. Ma potrò fare quello che cavolo mi pare? Devo allenarmi per forza, me lo dice anche lui. E tu sai, se lo anch'io sono. Non mi ricordo il tuo nome italiano, quindi te lo tieni così, Riley. Quindi che facciamo? Una sfida. Ma io mi sono rotto le palle di fare sfide a caso. Voglio fare la palestra, punto e ma sei Pokémon pure questo? Lo affronteremo una sola volta in tutto il gioco, perché fare sei Pokémon? Dunque, mi sono calmato, con Marzio ho fatto tutto quanto lì, sull'isola Ferrosa, ho sconfitto due idioti del Team Galassia e possiamo andare ora. Ferruccio è tornato alla palestra e andiamo. Velocemente, risolviamo il puzzle e possiamo sfidare Ferruccio. Eccomi qua, Ferruccio! Sì, ho sconfitto tuo figlio alla palestra di Mineropoli, quindi affrontiamoci e vediamo se sei più bravo di lui. Allora, tuo figlio... Ci ho voluto 5 tentativi, è una roba aberrante. Ai, Bronzong, che bello! Power up punch? Close combat, non dovrebbe avere Sturdy. E infatti non ce l'ha. Allora, Scizor, lanciafiamme o ruota fuoco. 4 per prende dal fuoco. Bullet punch. Feraligatr comunque è un Pokémon che potrebbe rivelare delle buone sorprese con Drago Danza. Aumentiamo attacco e velocità, quindi fin qui stiamo tranquilli. Ok, a taglio. Taglio qui è Coleottero? Davvero? Non ha senso comunque, mamma. Ah, ma dai. Certo però che hanno fatto delle cose in questa mod che non stanno né in cielo né in terra. Tutti i Pokémon hanno doppio tipo. Tutti! Non se ne salva uno che ha un solo tipo. Tutti ce l'hanno doppio. Io devo capire cosa è passato per la mente di Game Freak quando ha fatto Mawile Folletto. Ora che la pioggia è finita potrebbe essere una buona idea rimettere Infernape. A patto che sia più veloce. Andiamo con Ruota Fuoco. Yes. E sconfitto Mawile. Bastiodon, che è il suo main, dovrebbe avere Sturdy, ma forse ha testa dura? Quindi io proverei con un close combat e... Tanti cari saluti a Bastiodon. Sì, come riconoscimento della tua vittoria ti conferisco la medaglia miniera. E poi la biblioteca di Canalipoli è davvero bella in... è davvero bella in questi giochi. Tu... Tutto ok? Buongiorno professore. Ah, Lucinda. Io me ne vado. Ok, Garrett. Sì, poteva dirgli al professore che serviva anche lui, eh. Ad ogni modo, questo discorso è un po' inutile perché ci dice: voi avete Pokédex, così potete risolvere i misteri che ci fanno amici dei Pokémon. Però ci sono i tre Pokémon dei laghi e voi siete tre, avete tre Pokédex. Capite che da qui, insomma, no? Uno si va a cercare i Pokémon dei laghi. Tu vai al lago Akume, tu vai al lago Verità. Io andrò al lago che rimane Valore. Eccolo qua. Terremoto? Ehi, tizio vecchio e ragazzini, qualcosa di grosso è appena successo. C'è stata un'enorme esplosione al lago Valore. Kaboom! Sì, una roba del genere. Vabbè, io tanto io devo andare al lago Valore, no? Quindi. Tutto a posto. Oddio, un coccodrillo mi insegue! Comunque direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò al Lago Valore a vedere quello che è successo e conquisterò anche la settima medaglia. Beh, devo farlo perché sennò non si finisce più sta serie. Devo anche cominciare Zaffiro, Randomizer, Nuzlocke, Extreme senza cure. È un disastro. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!